gambe stanche e pesanti. La sensazione di facile stancabilità delle gambe, tutte le volte che si devono compiere sforzi, come camminare troppo velocemente portando un peso, salire molte rampe di scale o semplicemente fare footing, non dipende dallo scarso allenamento, ma perché la muscolatura non riceve la quantità di sangue adeguata e quindi l'ossigeno necessario per poter svolgere appieno il lavoro in eccesso richiesto. Non lo ricevono perché c'è la stasi, cioè un rallentamento della velocità del flusso sanguigno, che dai piedi scorre verso l'alto fino a raggiungere la cavità addominale. Un esempio è dato dal fatto che stando per molto tempo in piedi, senza contrarre la muscolatura del polpaccio, oppure seduti per tutto il giorno ad una scrivania, è come se i muscoli fossero addormentati e a volte fanno persino male quando si cerca di muoversi. Altro esempio è che la sera piedi e caviglia diventano gonfie ed una volta tolte le scarpe difficilmente si riescono a rincalzarli. La causa del gonfiore è sempre la stasi a livello dei capillari. I capillari sono quei piccoli vasi sanguigni da cui esce un flusso costante di plasma che si accumula in quantità tale da non poter più venire smaltito dalle venule e dai piccoli vasi linfatici e si formano quindi l'edema e le caviglie sono gonfie e pesanti. Il riposo notturno, ma soprattutto il fatto di essere distesi, facilita il ritorno venoso. Perciò al mattino le caviglie tornano sottili. Quando il sovraccarico è eccessivo, le piccole venule si sfiancano, si dilatano e incominciano a diventare meno efficienti anche le fibre muscolari ed elastiche delle vene più grandi. Per la salute delle vene è indubbia l'efficacia di numerose sostanze presenti in natura. Del resto, gli stessi flebotonici, farmaci etici, sono derivati da alcuni vegetali. Le piante utilizzate per la preparazione di prodotti per prevenire ed alleviare i disturbi di circolazione delle gambe sono il meliloto, il quale riduce il gonfiore grazie alla sua azione sul circolo linfatico, l'alga rossa, che è ricca di vitamina P, riduce il fastidio procurato da gambe pesanti e gonfie, il ginkgo biloba, che è una pianta dalle straordinarie capacità per aiutare la circolazione. Si usa in caso di gambe pesanti e come cura di approccio per le varici. La sua benefica azione sulle vene è attribuita alla ricchezza di vitamina P, i cosiddetti flavonoidi. Il mirtillo, famosa per la sua capacità di rafforzare la vista, è anche consigliata per la salute delle vene. A dare il tipico colore rosso-violaceo alle bacche del mirtillo, infatti, sono gli antocianosidici, sostanze naturali che hanno le proprietà di rafforzare le pareti delle vene. L'ipocastano, che ha un'azione tonica sulle pareti delle vene e diminuisce il rischio di dilatazione dei vasi, inoltre efficace contro il gonfiore delle gambe. Urusco o pungitopo, che contiene nelle radici dei principi attivi, le ruscogenine, che hanno una valida azione vasocostrittrice, diminuisco cioè la dilatazione dei vasi. Infine la vite rossa. Le sue foglie sono ricche di antocianosidici e flavonoidi, sostanze naturali che svolgono azione tonica sulle pareti. Come prevenire? Evitare nei limiti del possibile di stare o seduti o in piedi fermi per lunghi periodi e se obbligati dal tipo di lavoro o adottare un rialzo per i piedi sotto la scrivania o alzarsi frequentemente sulle punte dei piedi. Camminare il più a lungo possibile, preferibilmente su terreno sconnesso, preferire scarpe non troppo alte e né troppo basse, dormire con gli arti inferiori sollevati di 15-20 cm, indossare calze elastiche durante il lavoro e in gravidanza, evitare di esporre le gambe a fonti di calore, stufe, camini, radiatori. Il sole non è controindicato, purché non ci si esponga nelle ore più calde e si abbia cura di bagnarsi frequentemente le gambe e non coprirle con un asciugamano. Inoltre, evitare la stitichezza, il fumo, l'eccesso di caffè, terapie ormonali per lunghi periodi, traumi ripetuti agli arti inferiori, non indossare abiti troppo stretti ed evitare sovrappeso.